Salve a tutti i nostri spettatori, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di Come Don Chisciotte, CDC Incontra. Oggi abbiamo il piacere di ospitare qui da noi Daniele Di Luciano, che è cofondatore e amministratore del social Sfero. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Allora, Sfero è un social network che è nato italiano, poi magari tu ci dirai meglio i dettagli, e si propone come un'alternativa a quelli che sono i grandi social network, come per esempio Facebook, che ovviamente essendo posseduti da questi grandi miliardari, da questi grandi, come li chiamano, filantropi, in realtà poi negli ultimi tempi abbiamo visto che li stanno utilizzando per imporre un certo modo di vedere, un certo tipo di informazione e quindi ovviamente assecondando quello che è la narrazione di regime. Invece Sfero si propone come un'alternativa per garantire quindi la libertà di parola. Allora, partiamo dall'inizio. Che cos'è Sfero e come funziona? Sì, Sfero ha l'ambizione di diventare un social network, è già qualcosa di simile, ancora ovviamente in una fase, diciamo, iniziale. Sì, chi arriva su Sfero, chi naviga un po' dentro Sfero, si accorge che ovviamente ci sono delle differenze rispetto, per esempio, a Facebook. Ovviamente noi le nostre risorse sono molto più scarse di quelle delle grandi piattaforme. Ma nel tempo, piano piano abbiamo, diciamo, ricevuto sempre più attenzione da parte degli utenti. Sfero, diciamo, si distingue, per più aspetti rispetto alle altre piattaforme. Il primo, appunto, è quello, uno delle cose di cui parlavi, cioè la censura. Noi su Sfero non censuriamo le opinioni, quindi chiunque è libero di poter pubblicare tutti i contenuti che vuole. Non ci sono algoritmi che, diciamo, in qualche modo potenzino alcuni utenti, alcuni gruppi, alcuni argomenti rispetto ad altri. Quindi, sotto questo punto di vista, diciamo, è meritocratico. Abbiamo visto come Facebook, Twitter, Instagram e le grandi piattaforme, compreso Google, tendano a uniformarsi un po' al mainstream, no? Quindi le informazioni che fanno passare non sono poi tanto diverse da quelle che diciamo si possono ascoltare sui media tradizionali, televisioni, giornali, eccetera. C'è, per esempio, ecco, ci sono delle alternative come Telegram. Telegram sembra più libero, anche se, per esempio, io ho notato, quando, non so se è capitato anche a voi, io seguivo RT e Sputnik, sono delle agenzie russe. Da quando è scoppiata, diciamo, la guerra, in Ucraina, cosa è successo? Che su Telegram io non posso più, leggere queste pagine. Se io vado su Sputnik Italia, mi dice: questo canale non può essere visualizzato perché ha violato le leggi locali. Io non so, non ho approfondito abbastanza, ma non, cioè, di solito quando si violano delle leggi, non lo so, magari qualcuno, boh, viene processato, finisce in galera. Non sapevo che si violano delle leggi e, diciamo, la condanna è che ti viene oscurato il canale Telegram. Quindi, questa cosa di Telegram ci ha fatto un po' pensare, perché magari adesso tanti si stanno tuffando in questa nuova piattaforma. Non vorrei che anche questa, a lungo andare, poi si rivelasse un boomerang. Quindi, ecco, la censura è uno degli aspetti più importanti, ma non è l'unico, e forse non è neanche il più importante, perché un altro aspetto per il quale Sfero si differenzia è il nostro business model, diciamo, perché Facebook, Twitter, Google basano tutto il loro business sulle inserzioni. E quindi sui dati degli utenti. E quello che fanno con i nostri dati è veramente inquietante, secondo me, e praticamente questo loro modello di business va a generare tutta una serie di conseguenze negative per gli utenti e per l'intera società. Noi ne siamo le vittime, e ancora questo è un argomento di cui si parla molto poco.
E forse è voluta questa cosa che se ne parli poco, perché loro così possono continuare ad attuare queste politiche. Perché, diciamo, tutto nasce dal fatto che Facebook, i social, vogliono dare tutti questi servizi gratuitamente. Per darli gratuitamente, loro ovviamente devono avere dei clienti che non sono gli utenti, perché se gli utenti non pagano, i clienti devono essere qualcun altro. Questo qualcun altro chi è? Sono persone, sono organizzazioni che tirano fuori dei soldi per in qualche modo condizionare il comportamento degli utenti che sono dentro queste piattaforme. Quindi ci sono tutta una serie di algoritmi che studiano gli utenti dentro le piattaforme e fanno in modo che, insomma, faccio un esempio, uno degli algoritmi principali è quello dell'engagement, cioè nel senso, io devo stare su Facebook, per stare su Facebook devo trovare qualcosa che attiri la mia attenzione. Ora si è visto che l'attenzione degli utenti viene attirata da tante cose, ma soprattutto diciamo, i sentimenti che attirano di più l'attenzione e che quindi fanno rimanere gli utenti più dentro queste piattaforme sono sentimenti di aggressività, sentimenti di rabbia. Quindi praticamente ci sono questi algoritmi che in qualche modo ci studiano, ci infilano dentro dei cluster e ci mostrano dei contenuti per i quali che scatenano questi sentimenti negativi, non perché qualcuno dall'alto ha deciso che noi dobbiamo provare sentimenti negativi, semplicemente questi sono i sentimenti più immediati, quindi sono quelli più funzionali a queste piattaforme. Purtroppo sentimenti come la speranza, la gioia sono più complessi da scatenare e quindi sono meno efficaci. Invece l'aggressività, la rabbia sono più immediati e quindi praticamente quando noi stiamo dentro queste piattaforme a livello inconscio magari non ce ne accorgiamo, ma siamo tutti un po' più arrabbiati, tutti un po' più aggressivi. E questa è una conseguenza, insomma, del business model di queste piattaforme. Che poi ovviamente loro devono aggregare sempre più dati. Quindi ovviamente più le persone passano del tempo su queste piattaforme e più dati loro avranno a disposizione. Quindi cercano anche di generare della dipendenza, per esempio con i like. Noi su Sfero, quando ci siamo accorti qual era la vera conseguenza che andavano a scatenare i like, li abbiamo tolti, perché i like creano dipendenza. A noi di Sfero non interessa che le persone stiano 6 ore a guardare Sfero, interessa che le persone siano libere, quindi se una persona vuole entrare su Sfero, leggere qualche contenuto, pubblicare qualcosa, è libero di farlo. Se vuole fare altro, che faccia altro. Anzi, Sfero nasce anche per cercare di aiutare le persone a incontrarsi nella vita fisica, quella fuori dal web. Quindi abbiamo creato le sfere territoriali e stiamo potenziando queste funzionalità. Cosa che invece Facebook non vuole che le persone si incontrino senza avere un cellulare in mano. Vogliono che le persone siano sempre davanti a uno schermo, perché loro così hanno più dati da rivendere poi ai loro inserzionisti. Quindi queste, ecco, sono alcune delle differenze tra Sfero e le grandi piattaforme. Ottimo, ottimo, grazie, perché hai messo molta carne sul fuoco e quindi sono molto curioso di farti varie domande. Però partiamo dall'inizio, così gli spettatori possono comprendere bene i vari meccanismi. Su Sfero si può aprire un profilo e poi cosa sono queste sfere che tu hai detto poi sono anche territoriali? Sì. Praticamente su Sfero al momento è in evoluzione, però al momento ogni utente può iscriversi come persona fisica e a quel punto, una volta iscritto come persona fisica, può aprire o una sfera generica, standard, noi la chiamiamo, quindi una sfera di interesse, che ne so, mi piacciono gli occhiali, apro questa sfera che è poi un gruppo dove le persone possono seguire i contenuti che io pubblico lì all'interno della sfera, oppure una sfera aziendale. Quindi io sono il proprietario di un'azienda, apro questa sfera aziendale e posso promuovere la mia azienda, i miei prodotti attraverso degli strumenti che sono gratuiti.
Anche qui noi non avendo c'è la possibilità di inserire dei banner pubblicitari all'interno di Sphero, ma non vuole essere quello il nostro modello di business principale. Quindi noi abbiamo, per esempio, alcune aziende lo hanno capito, stanno utilizzando questo metodo che abbiamo messo a disposizione completamente gratuito. Quindi nella home page in alto c'è un carosello orizzontale con le ultime sfere aggiornate. Le ultime sfere aggiornate, e praticamente io che ho una sfera aziendale pubblico dei contenuti sulla mia sfera, a tutti gli utenti, anche a chi non segue la mia sfera, appare che la sfera non appare in quel carosello e quindi acquista una visibilità, un po' come se fosse un banner gratuito. Quindi perché? Perché Sphero vuole essere uno strumento che aiuti le persone, aiuti le imprese e aiuti l'economia del territorio. Certo, assolutamente. E una domanda, perché tu hai detto che appunto il vostro business non si basa, come invece fanno le grandi piattaforme, sui dati, sulla vendita di dati, possiamo semplificare così il concetto, né punta a basare, diciamo, le proprie entrate su quelle che sono le pubblicità delle aziende che ci dicevi prima. Ecco, allora la domanda ovviamente spontanea è: come si finanzia Sphero? Allora, al momento Sphero è sostenibile attraverso le donazioni che ci fanno gli utenti e attraverso i pochi banner pubblicitari. A lungo andare il nostro modello di business sarà quello di guadagnare, prendere una percentuale dalle transazioni che avverranno nel marketplace che stiamo sviluppando. Stiamo sviluppando un marketplace con una moneta funzionale, per capirci, una moneta alternativa all'euro, e quando praticamente avverranno degli scambi, quindi quando un'azienda vende, una piccola percentuale di quello che incassa andrà a Sphero. Quindi così l'azienda guadagna, Sphero guadagna. Noi non basiamo più, quindi non ci basiamo su perché tra l'altro c'è un altro aspetto importante. Se noi basiamo il nostro business sui dati, come fanno le altre piattaforme, noi praticamente andiamo a creare degli scontri all'interno di Sphero, come avviene su Facebook, perché appunto per ingaggiare le persone, per farle rimanere tanto tempo dentro, si vanno a creare questi scontri in cui le persone praticamente non riescono a interagire in maniera costruttiva. Noi invece vorremmo basare il nostro business su qualcosa di costruttivo, quindi far avvenire degli scambi tra micro, piccole, medie aziende e i privati. Questa cosa ovviamente farebbe il bene della società, e se noi, il nostro modello è basato su questo, anche cercheremo di migliorare la società in questo modo, l'economia della società, senza gli aspetti negativi che ci sono sulle altre piattaforme. Chiaro. E quando tu dici noi, intendi una società, cosa c'è dietro Sphero? Di chi è la proprietà? Allora, al momento Sphero è stato sviluppato da una startup innovativa che abbiamo costituito nel 2017, quindi è una SRL. Poi abbiamo incontrato un anno e mezzo fa la fondazione Butterfly, che è un ente no profit, e siccome siamo entrati subito in sintonia, praticamente abbiamo deciso di dare il controllo di Sphero, quindi più del 50%, a questo ente no profit, a questa fondazione, sia per blindare in qualche modo Sphero, sia per sottolineare il fatto che Sphero non nasce come un prodotto commerciale speculativo, ma ovviamente su Sphero chi ci lavora deve essere pagato in maniera proporzionale al lavoro che effettua, ma è uno strumento che stiamo cercando di creare e di amplificare per la collettività. Quindi il fatto che ci sia una fondazione no profit è la dimostrazione che non ci sono intenti speculativi dietro. Certo, una forma di garanzia, diciamo,
chiaramente. E ricordo poi ai nostri spettatori che noi abbiamo trattato la Fondazione Butterfly nella nostra intervista a Guido Grossi, che poi linkeremo anche nella descrizione di questa intervista. Rimaniamo ancora su Sphero, prima di scendere poi nel dettaglio del marketplace, che pure mi sembra molto interessante, perché tu prima giustamente parlavi di dati, questi dati che dalle grandi piattaforme vengono vendute, invece voi questo non è un business che volete fare, aggiungo fortunatamente, però è chiaro che comunque Sphero raccolga dei dati degli utenti, immagino. Ecco, allora questi dati dove vanno a finire? Dove sono i server? Allora, sui server noi siamo partiti, ripeto, con poche risorse, quindi ci siamo dovuti appoggiare ai server che erano quelli più convenienti e quelli che davano le prestazioni migliori all'epoca, che AWS, sono i server di Amazon. Ovviamente Amazon non può entrare, in teoria non potrebbe entrare dentro i server per vedere i dati che ci sono degli utenti di Sphero. Noi raccogliamo dei dati, ma sono dei dati come nome, cognome, residenza, età, sesso, cioè sono dei dati, qui bisogna fare una distinzione importante. I dati con cui Facebook, Twitter, Google, eccetera, diciamo, portano avanti questa profilazione degli utenti e il condizionamento e la manipolazione di miliardi di utenti, non sono il nome, il cognome o l'età o il sesso, sono dati molto più profondi. Per esempio, che ne so, loro attraverso la fotocamera frontale che abbiamo nel cellulare non l'hanno messa probabilmente per farci fare i selfie senza dover ruotare il cellulare, ma attraverso quella fotocamera loro riescono a addirittura a studiare i micro movimenti del nostro volto. Il colore della nostra pelle che cambia, quindi se diventa più rossa, più chiara, quindi riescono a capire cosa, se quello che stiamo guardando in quel momento ci emoziona, ci fa arrabbiare, ci rende tristi, ci rende gioiosi. Loro riescono a capire, diciamo, molto a fondo. Per esempio, c'è uno studio che dopo aver messo 200 like su Facebook, gli algoritmi di Facebook ci conoscono meglio del nostro partner. Quindi sono questi dati che hanno valore e sono questi dati che, diciamo, a livello di privacy dovrebbero essere tutelati. Non certo quei pochi dati che raccogliamo noi, come appunto, ripeto, il nome, il cognome, l'età, eccetera. Anche perché noi questi dati, che tra l'altro la maggior parte, quasi tutto, noi su Sphero c'è la possibilità di rendere privati l'indirizzo email e la residenza. Tutto il resto è pubblico, quindi che significa? Che se tu ti iscrivi a Sphero e pubblichi qualcosa, Sphero cosa sa di te? Sa esattamente quello che può sapere qualsiasi altro utente. Quindi io posso andare sul tuo profilo, posso leggere quello che hai pubblicato, posso farmi un'idea di te. Ma non abbiamo nessun algoritmo che studi quello che tu pubblichi, quello che fai dentro Sphero e fuori da Sphero, per capire qual è la tua personalità e per poi rivenderla a inserzionisti chiamati tali, che poi ormai non sono più degli inserzionisti, ma sono dei veri e propri manipolatori delle persone. Quindi non so se è chiara la differenza tra i dati che raccogliamo noi, tra virgolette, e i dati veramente importanti. No, assolutamente. Poi questo anche conferma quello che dicevi all'inizio, cioè voi avete tolto i like e adesso mi dici che 200 like equivalgono a conoscerti meglio di quanto ti conosce il partner, quindi a maggior ragione. E ti faccio questa domanda perché mi sembri veramente molto esperto in questo campo. Hai parlato della fotocamera interna del cellulare, della possibilità quindi di queste grandi aziende quasi di spiarti, potremmo dire così. Ecco, ma poi questi dati biometrici, a differenza magari dei dati derivanti dal like, che possono far comprendere alle aziende quali sono le tue preferenze di consumo, i dati biometrici invece dove vengono venduti, come vengono utilizzati? Ma in realtà tutti i dati servono per vendere, per elaborare previsioni
più certe. Praticamente cosa succede? Il loro business è basato sul fatto che io, quando vedo un banner all'interno di Facebook o su Google, eccetera, io clicco su quel banner. Cioè, loro non ricevono soldi se qualcuno vede solo quel banner, ma qualcuno ci deve cliccare. Quindi io quel banner lo devo far vedere solo a quel cluster di persone che probabilmente avrà più possibilità di cliccarci. Come faccio a saperlo? Tutti i dati dentro e fuori dal web mi aiutano ad avvicinarmi a una previsione sempre più alta, cioè si chiama il CTR, la percentuale di click sui banner pubblicitari. Se il CTR è dell'1%, io che vendo gli occhiali ti pago 1. Se tu invece mi dai un CTR del 10%, io ovviamente sono disposto a pagarti 10 volte di più. Se tu mi dai un CTR che si avvicina al 100%, ovviamente io che pago sono disposto a tirare fuori tanti tanti soldi. Questo è il meccanismo, diciamo, che c'era alla base. Adesso poi cosa è successo? Si è capito che in qualche modo io, per avere delle previsioni sempre più precise, non solo posso utilizzare questi algoritmi per, diciamo, targettizzare gli utenti, cioè noi, ma posso addirittura utilizzare dei meccanismi di condizionamento. Quindi io, una volta che ti conosco il più possibile, posso farti cliccare su quel banner. Quindi io vendo la previsione che l'utente X cliccherà su quel banner, perché in realtà sono stato io stesso a condizionarlo affinché clicchi su quel banner una volta che glielo mostrerò. Ovviamente si parla di dati statistici. Loro e questi algoritmi sono si automigliorano. Quindi praticamente chi ha creato questi algoritmi non sa poi in realtà l'algoritmo cosa va a fare. Cioè, loro creano un algoritmo che dice questo algoritmo deve fare in modo che le persone stiano più tempo possibile all'interno di Facebook. Poi l'algoritmo si accorge se la maggior parte delle persone, per farle stare più tempo su Facebook, serve vedere contenuti che li facciano arrabbiare. Allora l'algoritmo comincia a far arrabbiare le persone, ma non perché qualcuno dall'alto l'ha deciso. E la stessa cosa riguarda gli inserzionisti. Se io so che, per esempio, ti faccio vedere la foto degli occhiali subito prima o subito dopo un contenuto che magari a te ti arreca, non lo so, entusiasmo, e quindi questa cosa a te ti fa cliccare sul banner, a te te lo mostro lì, e ad altri in altre zone. Cioè, e quindi tutti i dati, anche quelli biometrici del volto, diciamo dei micromovimenti del volto, di quello che pensiamo, perché loro sono arrivati a prevedere anche quello che pensiamo. Faccio l'esempio di Google Discover. Per esempio, su Google io faccio una ricerca e Google mi offre risultati migliori per quella ricerca che ho fatto. Poi invece adesso da un po' c'è Google Discover dove io scorro delle notizie, ma io non le ho cercate. E perché a me appaiono quelle notizie e a te te ne appaiono altre? Perché semplicemente gli algoritmi credono che io voglia cercare quelle notizie, tu quelle altre, quindi in qualche modo anticipano le nostre ricerche, quindi ci leggono di fatto il pensiero, diciamo in maniera così banale, un po' brutale. Brutale anche distopica. Poi quando hai detto questi algoritmi che vengono creati ma poi si automigliorano senza poi dar conto di chi li ha creati e quindi chi ha fatto sì che si sviluppassero in questo modo, per i fan di Terminator mi ha ricordato un po' Skynet, non so se sei presente. Sì. E, ritorniamo sulla censura, perché poi giustamente tu dicevi queste tecniche che vengono utilizzate come previsione per farti cliccare sul banner si possono applicare al campo economico, ma abbiamo visto si possono applicare anche al campo delle informazioni e della politica, quindi far comparire soltanto determinati tipi di contenuti per portare le persone verso una narrazione piuttosto che l'altra. Invece, dici tu, su Sfero non c'è la censura. Ecco, quindi come funzionano i termini della community? È possibile pubblicare qualsiasi cosa o comunque ci sono dei limiti?
No, i limiti sono le leggi, quindi qualsiasi cosa non sia contraria alla legge, ovviamente se qualcuno pubblica dove diciamo andiamo a uccidere tutti quelli che, oh, quello viene rimosso, ma qualsiasi cosa non sia contraria alla legge su Sfero rimane. Per quanto riguarda, ecco, gli algoritmi, noi su Sfero praticamente al momento abbiamo una copertura del 100%. Che significa? Significa che se come Don Quixote apre una sfera su Sfero e ha 1000 follower, pubblica qualcosa nella sua sfera, quel contenuto viene mostrato sulla home page, sul newsfeed dei 1000 utenti che seguono come Don Quixote, non di una piccola percentuale come avviene sulle altre piattaforme, dove magari abbiamo 100.000 like, pubblichiamo un post, lo vedono 500 persone. Tra l'altro, anche qui c'è una sorta di censura nascosta, nel senso che io ti posso censurare sia chiudendoti il canale, io YouTube, io Facebook, ma ti posso anche censurare facendoti pubblicare tutto quello che vuoi, ma riducendoti al minimo la visibilità. Ci sono degli algoritmi studiati appositamente per esempio per quanto riguarda il terrorismo, però si potrebbero applicare a qualsiasi altro argomento dove loro hanno studiato questi meccanismi per i quali se ci sono magari dei terroristi che vogliono che sui social si mettono a pubblicare qualcosa, in automatico questi algoritmi abbassano la visibilità di questi contenuti, alzano la visibilità dei contenuti opposti e praticamente quei contenuti scompaiono in un certo senso. Ma questo lo hanno sperimentato sul terrorismo, ma potrebbero farlo su qualsiasi altro argomento una volta che hanno. Quindi riescono a pilotare i trend. Che secondo noi di Sfero invece partiamo dal presupposto che la verità ovviamente non la sappiamo noi, ma per avvicinarsi alla verità c'è bisogno di dialogo. Quindi la meritocrazia di cui ti parlavo prima, se dei contenuti sono più seguiti di altri, è perché evidentemente alle persone e noi abbiamo stima nell'intelligenza delle persone, alle persone evidentemente vengono più coinvolte e sono più d'accordo con un certo argomento. Quindi non possiamo ribaltare l'argomento artificialmente, anche se noi magari non siamo d'accordo con quell'argomento. Ecco. Certo, assolutamente. Se non sbaglio, questa è la tecnica dello shadow banning, così si dovrebbe chiamare. Correggimi se sbaglio, che sei più esperto di me. Sì, esattamente. Ottimo. E invece, per quanto riguarda le aziende, perché appunto tu hai detto che ci sono delle aziende che possono aprire delle loro sfere e inoltre possono pubblicizzarsi attraverso una donazione e quindi contribuire a questo progetto. Ci sono dei limiti per quanto riguarda le aziende, nel senso sono tutte quante benvenute. Allora, l'iscrizione sì. Cioè, nel senso, se domani si iscrivesse boh, la Coca-Cola, non è che la banniamo. Invece, e possono utilizzare tutti gli strumenti gratuiti di Sfero, qualsiasi azienda. Invece, per le aziende che ci contattano per mettere dei banner pubblicitari, lì ovviamente stiamo un po' attenti. Quindi, abbiamo anche detto di no ad alcune aziende che ci hanno contattato che volevano pubblicizzare i loro e-commerce di mascherine per bambini all'inizio della pandemia. Quindi, Ok. ecco, quindi lì facciamo una scrematura, ma altrimenti Sfero è comunque sempre libero, aperto per tutti. Ottimo, ottimo. E attualmente quanti iscritti ci sono su Sfero? E poi è un social che funziona soltanto in Italia? Allora, attualmente abbiamo superato 30.000 iscritti, ma considerate che Sfero è completamente aperto, anche i non iscritti possono vedere i contenuti e quindi noi abbiamo molte più visualizzazioni, noi abbiamo quasi 1,5 milioni di pagine viste al mese. Ah sì, solo in Italia. Al momento è solo in italiano Sfero, si possono iscrivere utenti anche dall'estero. Però la traduzione ancora, diciamo, ancora non ci apriamo oltre i confini. Questa è una delle varie cose che dobbiamo fare.
Per esempio, tra le varie funzionalità, ti rubo un minuto per dire questa cosa che secondo me è pure importante. Prima abbiamo parlato di newsfeed personalizzati, no? Quindi io quello che io vedo sulla mia home di Facebook è diverso da quello che vedi tu e da quello che vede chiunque altro. E io non so quello che vedi tu e tu non sai quello che vedo io. Quindi che succede? Che questa cosa va a distruggere l'empatia. Praticamente l'empatia è la possibilità di mettersi nei panni di un altro per cercare di provare, di capire cosa sta sperimentando l'altro e appunto per entrarci in relazione. Prima dei social, prima degli smartphone non era così. Se io e te siamo, che ne so, stiamo passeggiando, il cielo è azzurro, sia per me che per te, quindi la realtà che ci circonda è la stessa e quindi siamo in sintonia. Invece, se la mia realtà è data da un newsfeed personalizzato in un modo e la tua da un altro, io e te poi andiamo a interagire, io magari, che ne so, banalizzo, ho appena visto che boh, un ragazzo ha avuto un effetto collaterale per un farmaco, tu invece hai appena visto che una persona, hai letto la notizia che una persona che non si è voluta curare è stata male. Quindi andiamo a interagire, si scontrano due mondi completamente opposti. Questa cosa del newsfeed personalizzato, che sembrerebbe una cosa giusta perché gli interessi miei sono diversi dai tuoi, però poi vanno a creare questi scontri. Noi, per esempio, adesso su Sfero. Scusate, su Sfero tra le varie funzionalità stiamo pensando anche alla funzionalità empatia, dove chi vuole magari può attivare questa funzionalità e io se mi devo relazionare con te, clicco un pulsante e magari mi vedo quello che hai visto tu per entrare in relazione con te. Quindi cerchiamo un po' di ribaltare quelli che sono diciamo, i concetti che ci sembrano dati per scontati dei social, ma che in realtà non lo so, non lo sono, esistono delle alternative, basta solo indagarle e cercare di farle funzionare per il bene della società. Assolutamente. Poi molto interessante questa cosa che hai detto delle realtà diverse, soprattutto adesso che stiamo andando in direzione di questo metaverso. Infatti poi dopo ti chiederò anche la tua opinione. Però terminiamo il discorso su Sfero, perché tu prima hai parlato di una cosa molto importante, che è questo marketplace con, dicevi tu, una moneta alternativa. E poi ci hai raccontato che Sfero tra un po' verrà praticamente acquisito nella maggioranza dalla fondazione Butterfly. Allora, chiarisci un po' meglio i rapporti appunto tra Butterfly e Sfero e poi parlaci di come funziona questo marketplace. Sì, praticamente Butterfly è una fondazione che aveva un progetto molto simile a quello di Sfero, quindi creare uno spazio libero e creare un marketplace per aziende privati che potesse in qualche modo slegarsi dalla moneta debito e utilizzando un'altra unità di misura, un altro strumento, e quindi in questo modo aumentare il potere di acquisto delle persone e anche le risorse delle aziende. Quindi prima ci siamo, diciamo, ci siamo relazionati con Butterfly, abbiamo trovato un accordo, quindi Sfero diventerà praticamente per la maggioranza di proprietà di questa fondazione. E poi abbiamo incontrato un'altra società che si chiama Monetica, che aveva anche lei diciamo, una visione per quanto riguarda il circuito monetario molto simile alla nostra. E quindi adesso abbiamo un accordo con Monetica e all'interno del marketplace di Sfero che dobbiamo sviluppare ci sarà il circuito di Monetica. Quindi le persone avranno la possibilità di acquistare e vendere in ETHX oltre che in euro e gli ETHX daranno più potere d'acquisto e insomma potranno addirittura gli utenti di Sfero pubblicando contenuti dentro Sfero potranno acquisire ETHX, cioè noi premieremo i creatori di contenuti, un po' come fanno YouTube e Facebook, in base ovviamente al numero di visualizzazioni, quindi daremo un RPM, stiamo lavorando a un RPM, quindi l'RPM diciamo, è il guadagno ogni 1.000 visualizzazioni, stiamo pensando a un RPM di 3 ETHX, quindi ogni 1.000 visualizzazioni l'utente
riceverà questo premio di 3ETIX che potrà subito spendere sia con altri privati sia con le aziende. È un progetto, diciamo, abbastanza ambizioso, complesso. Insieme a questo c'è il discorso dello sviluppo che avevo accennato prima, delle sfere territoriali, perché soprattutto da 2 anni a questa parte in Italia sono nati molti gruppi, chiamiamoli di resistenza, comunque che si vogliono organizzare per quanto riguarda più aspetti della vita sociale, quindi che vanno dalla scuola al lavoro, ai trasporti, alle attività extrascolastiche, alle aziende, eccetera. E quindi noi siamo in contatto con vari di questi gruppi che si sono organizzati ormai da mesi per cercare di creare all'interno di Sfero un meccanismo che possa semplificare e velocizzare tutti quei processi che sono in atto e che loro attualmente la maggior parte usano Telegram, ma nelle chat di Telegram insomma non riescono, si crea un po' di confusione. Quindi ci stiamo proprio interfacciando con loro per cercare di creare un meccanismo che sia funzionale per l'organizzazione di questi gruppi, anche in vista di quello che potrebbe succedere di nuovo in autunno o qualche altra emergenza per altri motivi. Emergenze che se ne possono inventare quanti ne vogliono, lo sappiamo. No, penso che questo qua sia l'aspetto forse tra i più importanti, se non il più importante, cioè quello di favorire comunque poi l'incontro dal vivo tra le persone andando in direzione opposta rispetto a quella dove ci vogliono portare, dove ci stanno portando. E ti voglio fare quindi a questo punto una domanda un po' più generica sul tuo punto di vista, appunto sulla situazione attuale e sulla digitalizzazione, perché prima ho accennato al metaverso, sappiamo che comunque è difficile fermare questo processo della digitalizzazione e della virtualizzazione, però almeno voi con Sfero state cercando quantomeno di renderlo non solo accessibile a tutti, ma soprattutto democratico, fammi passare questo termine, o comunque al servizio dell'uomo rispetto invece a quello che è la distopia della virtualizzazione e del metaverso. Tu cosa ne pensi? Sì, oltre al metaverso c'è il discorso dell'internet delle cose, no? Che praticamente sempre più dispositivi saranno connessi. Noi adesso siamo abituati al computer, allo smartphone, al tablet, la smart TV, ma nel frattempo adesso non so se conoscete tutti i dispositivi intelligenti che stanno producendo, come il materasso smart, che praticamente quando dormi ti misura tutto, ti misura le ore di sonno che hai fatto, se dei rumori ambientali ti hanno svegliato, se il respiro, diciamo, è stato in un certo modo. Quindi ho i giocattoli smart che praticamente interagiscono con i bambini e prendono i dati dei bambini che parlano con questi giocattoli. Vabbè, oltre ovviamente ci siamo già abituati ad Alexa e a questi aggeggi qui, ma saranno sempre di più le auto, i veicoli, le biciclette. Questo perché? Perché loro hanno bisogno, in realtà il metaverso, diciamo che potrebbe diventare anche la realtà, nel senso che loro stanno ricostruendo quella che è la realtà proprio a livello planetario, la stanno ricostruendo in digitale. Quindi una volta che loro conosceranno le nostre emozioni attraverso le nostre attività su queste grandi piattaforme, conosceranno anche il contesto, quindi conosceranno anche quello che avviene dentro le case, quello che quando dormiamo, quando mangiamo, perché il frigorifero sarà smart, che in automatico quando finisce lo yogurt manda la notifica ad Amazon e ti arriva il corriere che ti riporta lo yogurt. Cioè stiamo andando verso questa direzione, o addirittura le auto intelligenti senza pilota, quindi non lo so, c'è un lockdown e quindi tu puoi andare solo in farmacia, al supermercato, e se l'auto non ha il pilota, quella ti porta solo in farmacia e in supermercato, quindi non hai la possibilità, insomma, di andare altrove. Cioè, quindi ci sarà un controllo sempre più pervasivo e noi ci trattano un po' come un grande psicologo del Novecento, Skinner, trattava i suoi piccioni. Diciamo, Skinner è famoso e
un comportamentista, quindi lui riusciva a condizionare i comportamenti degli animali, in quel caso, quindi praticamente dando da mangiare a un piccione, quindi dando dei premi a quel piccione, faceva, per esempio, riusciva a far disegnare un otto al piccione, che cosa abbastanza, diciamo, come ci riusciva? Ci riusciva con un meccanismo semplicissimo, dentro appunto queste Skinner Box, e vogliono rendere la realtà un po' simile alla Skinner Box. Per loro noi siamo solo dei piccioni un po' più complessi, ma una volta che sapranno, che conosceranno tutto del contesto e del nostro intimo, loro potrebbero, cioè, potrebbero eliminare il libero arbitrio. Questo lo diceva già Klaus Schwab, non so se si pronunci così, nel libro La quarta rivoluzione industriale, già nel 2016, parlando di queste cose, diceva: ma è ipotizzabile un mondo nel futuro in cui noi la manipolazione, il condizionamento arrivi a un livello tale che gli esseri umani siano una sorta di robot che noi riusciamo a gestire? Noi, non diceva lui, diceva che queste piattaforme, questi algoritmi riescono a gestire in maniera così pervasiva. Questo nel 2016. Quindi, ecco, oltre al metaverso forse sarà la ciliegina sulla torta, no? Il fatto che noi in questa realtà virtuale, non lo so, rimaniamo connessi 24 ore su 24 e niente, andiamo ad annullare tutta la socialità, che poi è l'umanità, no? delle persone. Quindi dobbiamo in qualche modo reagire e organizzarci. Spero potrebbe essere uno strumento, io spero che ne arriveranno anche altri, però dobbiamo farlo prima che, insomma, sia troppo tardi. Non vorrei essere catastrofista, però la direzione che abbiamo imboccato, soprattutto per le generazioni più giovani, che noi magari comunque noi più o meno saremo coetanei, quindi noi ci ricordiamo il mondo prima della digitalizzazione. Che la digitalizzazione, tra l'altro, non è una cosa brutta in sé. Ogni strumento può essere utilizzato per il bene o per il male. Quindi, però, ecco, per le nuove generazioni, insomma, quello che già hanno subito, sia a livello politico, diciamo, sia a livello sociale, quindi con i social, è veramente inquietante. Cioè, ci sono degli studi che dicono che tra tutti gli utenti di Instagram, uno su tre, a causa di Instagram, soffre di ansia e depressione. Parliamo quindi di centinaia di milioni di ragazzini. Dobbiamo stare un po' più attenti, perché sembrano cose così semplici, facili, quasi normali, ma possono avere conseguenze veramente pericolose. Certo, certo, concordo assolutamente. Un'ultima domanda, una curiosità. Che ne pensi della probabile acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk? Questa cosa va ad aumentare la libertà di espressione su Twitter, è sicuramente una cosa positiva. C'è, secondo me, il fatto che si stia parlando di questo, mentre nel frattempo Trump stava lanciando, diciamo, l'alternativa a Twitter, e anche lì si parlava di libertà di espressione. Forse ai grandi livelli avvengono degli scontri che noi forse non riusciamo a percepire. Mi sembra una coincidenza un po' strana. E poi, sinceramente, non ho molto apprezzato di Musk il fatto che lui parli di libertà di espressione, ma tralasci completamente il discorso dei dati e della manipolazione, perché quello è addirittura più importante, no, della libertà. Quindi il fatto che lui non ne parli mi fa pensare che probabilmente lì sia allineato con i proprietari precedenti. Quando si dice il pesce puzza dalla testa, insomma. Daniele, ti ringrazio di questa intervista, perché è stata veramente molto interessante. Cioè, prima di tutto, ho tolto un sacco di curiosità su Sfera, ovviamente, ma poi abbiamo allargato il discorso un po' alla digitalizzazione, a come funzionano i social network, e penso che questo possa essere d'aiuto a tutti i nostri utenti. Vuoi dire qualcos'altro, un appello, una speranza? Un appello volentieri, perché
Praticamente noi vi abbiamo detto Sphero è sostenibile al momento, ma non riusciamo a sviluppare da soli tutte quelle funzionalità che abbiamo nel cassetto sulle quali stiamo lavorando, ma come immaginerete ci servono bei soldini per portare avanti questi progetti. Siccome non ce la facciamo da soli al momento, per creare il marketplace, poi una volta creato il marketplace, Sphero sarà... non avrà più bisogno di donazioni, diventerà sostenibile, ma per crearlo abbiamo lanciato una raccolta fondi sul sito socialitaliano.me, la potete vedere, se volete ci potete supportare, già tante persone, tante organizzazioni ci stanno supportando e li potete scoprire lì su questa pagina, gente come Meluzzi, Contri, Freccero, Fusaro. Eccetera, eccetera, ne sono una cinquantina, quindi chiedo scusa a quelli che non dimentico, così ne ho detti alcuni al volo. E quindi ecco, se vogliamo, possiamo, se capite, perché un altro argomento importante è la fiducia. Io capisco che fidarsi è sempre rischioso, no? Perché tu ti fidi e poi magari ti sei fidato della persona sbagliata, ma non fidarsi forse non. Per il rischio di sbagliare, non fidarsi mai, forse questa è la sconfitta più grande, perché le persone hanno bisogno di fidarsi l'una dell'altra. E quindi noi, se vi fidate un po' di noi e del fatto che vogliamo veramente creare uno strumento etico per il bene della collettività e non per interessi privati, magari aiutateci e raggiungiamo l'obiettivo più velocemente. Assolutamente, anche perché penso che poi la sfiducia tra le persone sia uno degli obiettivi principali del neoliberismo, per creare questi atomi che non comunicano tra di loro, che non hanno empatia, come dicevamo prima. Daniele, grazie per essere stato nostro ospite, davvero. No, grazie a voi per l'opportunità e io vi seguo da tanto e continuerò a farlo. Complimenti per il vostro lavoro. Grazie. Allora un saluto a te e un saluto a tutti i nostri spettatori. Arrivederci.